Oggi abbiamo percepito preoccupazione, timori, tanta rabbia da parte dei cittadini per quello che sta accadendo. Come intende rispondere l'amministrazione comunale? Innanzitutto mi permetta di dire che sono preoccupazioni e rabbia più che legittime, perché si sta presentando una situazione che preoccupa e la preoccupazione porta ad avere atteggiamenti di questo genere, quindi più che comprensibile. Come ho detto nell'assemblea, l'amministrazione ha un unico mezzo per poter far fronte a queste emergenze ed è quello di controllare, tenere monitorato e cercare di assicurare la tenuta dell'ordine pubblico, ma soprattutto il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie all'interno della struttura. C'è già qualche azione che avete in mente per i prossimi giorni? Abbiamo nei giorni scorsi inviato una diffida ai proprietari che era secondo noi la prima cosa da fare. Ovviamente la diffida non è stata considerata, tant'è che queste persone sono già all'interno della struttura. Ora ci muoveremo con l'ASL, come eravamo già d'accordo in precedenza, per verificare appunto le condizioni all'interno della struttura. Ci muoveremo con un ingegnere per verificare anche le condizioni dello stabile stesso, perché in comune i documenti sono un po' mancanti e quindi bisogna assolutamente che, come un qualunque cittadino italiano, nel momento in cui decide di entrare in un fabbricato, deve farlo nel rispetto delle norme, deve assolutamente essere fatto anche in queste occasioni. Non perché si sta parlando di povera gente, allora va bene tutto, l'importante è che abbiano un tetto sulla testa, no? L'importante è che le regole vengano rispettate e siano le stesse per tutti. Sta di fatto però che queste persone sono qui, sono 35, lo ricordiamo, quindi come pensate di gestire l'ospitalità, l'accoglienza, perché c'è anche questo problema sul tavolo? In realtà al comune non vengono fatte richieste in questo senso e i coinvolgimenti sono al momento un po' limitati. Abbiamo avuto dei contatti con gli operatori che operano all'interno della struttura e vedremo di coordinarci al più presto con loro in modo da permettere una vita dignitosa a tutte le persone che sono qui. Abbiamo anche il sostegno delle altre amministrazioni della zona che si sono rese disponibili per darci una mano in una situazione così, così delicata. Ci auguriamo che questa sia un'esperienza che, per quanto preoccupante al momento, possa evolversi e diventare qualcosa di positivo o comunque di arricchente per tutti. Paola Rossi, capogruppo della minoranza di Cerete, qual è la vostra posizione in merito a quello che sta accadendo in questi giorni? Allora, come abbiamo già espresso qui in assemblea, ovviamente siamo solidali con queste persone che provengono da paesi in difficoltà e dalla guerra. Abbiamo già sollecitato il sindaco tramite una richiesta scritta di fare un sopralluogo contestuale con l'ASL, il tecnico del comune, perché il sindaco, ricordiamo, ha il potere di emettere ordinanze nel caso in cui una struttura non sia agibile. Ma non c'è stato un riscontro. Sicuramente i tempi sono stati molto stretti. Ci dispiace aver appreso e aver avuto la conferma qui in assemblea che il sindaco non era presente quando il prefetto ha convocato i sindaci della Val Seriana circa una quindicina di giorni fa. Questo non avrebbe impedito l'arrivo dei profughi, ma forse avrebbe contribuito a mettere in risalto le difficoltà che poteva avere un comune come Cerete, una frazione come Novezio, che conta veramente pochissimi residenti, con dei numeri di questo tipo, cioè 35 persone in una frazione dove ci sono un centinaio più o meno di residenti. La struttura, ripeto, non è idonea. Auspichiamo davvero che adesso non ci sia nessuna remora nel chiedere alla proprietà di mettere in regola, perché di regole si sta parlando.